Buonasera amici di FantaWorld, 27esima giornata di Fantacalcio che si apre con il big match Roma-Napoli alle ore 15 di sabato. Claudio e Salvo, ben ritrovati. Ciao ragazzi. Comincerei subito, dato che comunque le scelte sono sempre più decisive, dato che mancano 11 giornate alla fine, con Salvo. Dimmene due, in attacco tra Dzeko, Salah, Mertens e Callejon. In una sfida come questa li metterei tutti e quattro, ma se devo fare due nomi direi Dzeko, imprescindibile. E Callejon, che tra compatta difesa giallorossa potrebbe chissà impugnarsi con le sue... i suoi inserimenti, quindi promossi. Claudio, invece per i bonus in mediana tra Amsic, Nainggolan e Zielinski, su chi vai? Tra i tre sicuramente Nainggolan, perché appunto non si può tenere fuori per adesso, quindi assolutamente lui, ma anche i due napoletani non si possono diciamo tenere fuori. Mm-hmm. Sono partite importanti e comunque possono fare anche loro bene. Comunque fra i tre preferisco però Nainggolan. Salvo, un confronto tra difensori e portieri. Chi può far meglio tra Fazio e Koulibaly e Szczęsny e Reina? Ah, io vedo meglio la difesa della Roma. Quindi Szczęsny, Fazio e Manolas sono buoni nomi. Nella difesa del Napoli invece è al limite mettere Goulam, che può spingersi in avanti, mentre da evitare assolutamente Isai. E Koulibaly anche stavolta un turno di riposo glielo darei. Sì, sì. Samp Pescara, sempre di sabato alle 18, il secondo anticipo di questa 27esima giornata. Salvo, sempre tu, tra Pratt e Benali? Possiamo dare un'ultima chance a Pratt, se delude anche qui non lo mettete più. Però Benali ispira, sì, nel tridente di Zeman, e occhio anche a Torreira, che il voto lo porta sempre a casa. Claudio, Silvestre e Skriniar, i due centrali di Doriani, possono essere da modificatore? Sì, si può dare fiducia all'interno del reparto difensivo della Sampdoria, quindi sì a Skriniar e soprattutto a Silvestre. E in attacco i bonus da chi arriverà? In attacco ti dico Quagliarella da una parte, che è uno stato buono di forma, e dall'altra Caprari. L'altro anticipo è tra Milan e Chievo a San Siro, sabato alle ore 20:45. Claudio, sempre tu, gioco di coppie a centrocampo, Kučka e Suso oppure Castro e Birsa? Ma io ti dico uno per il Milan, ti dico Suso, che è più offensivo, diciamo, tra l'altro la scorsa settimana è stato molto vicino al gol, sì, e stavolta può sbloccarsi. E per quanto riguarda il Chievo invece ti dico Birsa, tra i due. Salvo, in difesa chi vedi meglio? In difesa Romagnoli dovrebbe aver recuperato, sì, quindi potete metterlo, però copritemi in panchina perché non è certo che giochi. Ma con Paletta andate sul sicuro. Nel Chievo eviterei in blocco, tranne solo Cacciatore, che può portare qualche gioia. Esatto. Claudio, in attacco si può confermare Bacca? Sì, Bacca si è sbloccato, quindi si può confermare, si può dare fiducia, almeno stavolta, che solitamente viene sconsigliato. Dopo lo strano gol di Sassuolo. Andiamo al match delle 12:30 tra Atalanta e Fiorentina. Claudio, sempre tu. Bisogna mettere il Papu sempre e Bernardeschi, che però è in dubbio. Ah, il Papu sicuramente, così come tutti i giocatori offensivi dell'Atalanta, fanno tutti molto bene, ma anche i centrocampisti come Freuler e Spinazzola sono tutti da confermare. Mentre Bernardeschi un po' meno. Secondo me la Fiorentina faticherà molto. Sì, sì. Salvo, gioco di coppie tra portiere e difensori sempre, Berisha, Caldara oppure Tadalusano e Gonzalo Rodriguez? Come reparto difensivo preferisco quello dell'Atalanta, quindi Berisha sì, si può schierare, ma con rischio sempre che un gol lo può prendere. Mm-hmm. Mentre Caldara, dopo l'exploit a San Paolo, sarebbe un delitto tenerlo fuori, quindi ci fidiamo della difesa bergamasca. E sempre tu, i gol possono arrivare più da Petagna o da Kalinic? Il voto può arrivare da Petagna, se cercate un gol io andrei più su Kalinic. Voliamo in Sardegna, dove si affrontano Cagliari e Inter domenica alle ore 15. Claudio, sono da schierare questi quattro, Candreva, Perisic, D'Ambrosio e Miranda nell'Inter? Allora, sicuramente Candreva e Perisic sì, quindi il reparto offensivo dell'Inter va bene. In difesa meglio Miranda rispetto a D'Ambrosio, che torna dalla squalifica. Tra l'altro non è semplice vincere a Cagliari. Esatto, il Cagliari fa sempre bene in casa. Infatti, Salvo, chi può colpire del Cagliari? Secondo me i due che hanno colpito a Crotone, quindi João Pedro e Boriello, sono in un buon stato di forma e si possono confermare. Claudio Icardi, ancora in gol? Sì, appunto, il reparto offensivo si può confermare, quindi Icardi assolutamente sì, soprattutto lui. Occupiamoci di Crotone Sassuolo, sempre domenica alle ore 15. Salvo, a centrocampo sono da riconfermare sia Stojan che Duncan? Entrambi mi piacciono, sì, ma Stojan sta facendo molto bene ultimamente, quindi darei più fiducia a lui. E sempre tu, in difesa, sono delle certezze da modificatore Ferrari e Acerbi? Più Acerbi di Ferrari, però sono gli unici due che schiererei tra gli otto difensori in campo, che per infortuni, ballottaggi e problemi vari sono da evitare, quindi solo loro due in questa gara. Claudio, invece per i bonus ci possiamo affidare a Falcinelli, Berardi o a Politano? Ah, Falcinelli sì, perché comunque il Crotone almeno un gol lo fa dentro casa. Poi dico anche Berardi, diciamo, non vi fate ingannare dall'errore della scorsa volta, prima o poi si deve sbloccare, e può fare bene anche Politano.
Vogliamo al Castellani, dove c'è la sfida tra Empoli e Genoa. Claudio, sempre tu, cosa ne pensi della difesa in generale di entrambe le squadre? È Skorupski imbattuto? Che mi dici? Skorupski forse un gol se lo può prendere. È comunque un portiere da seconda fascia, quindi è da mettere. Per quanto riguarda la difesa dell'Empoli, ti dico Pasquale, Belucci e Costa possono fare bene. Del Genoa i soliti Burdisso e Itz. Salvo, può arrivare la prima fantagioia per il Kadduri? E per gli allenatori, per i fantallenatori? A me piace il Kadduri, sta giocando bene, sempre nel vivo dell'azione, quindi stavolta se i fantallenatori sono tentati, se schierarlo o no, si può mettere. Mentre nel Genoa, i due incursori, Ilie Marte e Rigoni, potrebbero far bene. Claudio, in avanti per i bonus degli attaccanti, Simeone o Big Mac Maccarone? Beh, anche se Simeone non sta facendo bene dal ritorno. Sì, dall'asta di riparazione in poi. Praticamente, per i fantallenatori che saranno disperati. Però dovete ancora dargli fiducia, soprattutto in partite come questa. Big Mac un po' meno, diciamo, potete metterlo come ultimo attaccante. Torino-Palermo allo Stadio Olimpico di Torino. Salvo, chi può vincere il confronto tutto tra terzini, tra Barrega e Rispoli? Vedo meglio il Torino, quindi può vincerlo Barrega questo scontro. Lo metterei anche insieme a Rossettini e a Zappacosta, anche se Rispoli si sta dimostrando un top difensore, quindi anche da terzo difensore si può schierare anche questa giornata. Sempre tu, Belotti e Nestorowski anche questa volta? A Belotti non sto qui a dirlo, ovviamente. Insieme a lui anche gli Aic e Iago Falk potranno tornare al bonus anche loro. Nestorowski forse ha un problema fisico. Sì, ma Lopez ha detto che ci sarà. Comunque si può mettere da seconda scelta più gli altri attaccanti un po' alla destra, laterale, insomma che sono un po' spenti ultimamente. Claudio, i centrocampisti col vizio del bonus, possiamo schierare sia Baselli nel Torino che Cocer nel Palermo? Baselli sicuramente, il Torino appunto anch'io lo vedo meglio, secondo me ha vinto la partita. Il Palermo potrebbe faticare, quindi non penso sia una partita adatta per le Cocer. Quindi meglio Baselli e i giocatori appunto offensivi che già ha detto fatto. Passiamo, occupiamoci della capolista della Juve che va a Udine contro l'Udinese. Claudio, sempre tu, torna Buffon, potrà mantenere la porta inviolata? Beh sì, può avere questa opportunità. Buffon ovviamente non si può tenere fuori in qualsiasi partita. Per quanto riguarda la difesa ti dico i due esterni, Nick Steiner e Sandro. Anche perché ancora i centrali sono in balotta tra di loro, quindi non sappiamo bene. Ci sono molti dubbi che magari Allegri potrà chiarire domani. Salvo, tra i friuliani, chi consigli? Un solo nome ti dico, Seco Fofana, che anche nelle gare più chiuse lui il voto lo prende, può pescare anche il jolly. Sì. Quindi anche con la Juve secondo me non demeriterà. Claudio, tra gli uomini di Allegri invece in zona bonus chi ci può andare? Beh, sicuramente i soliti Higuain, Dybala. Poi ci sarebbe Lottaggio, Piazza, Mandzukic, voi comunque potete metterli tutti. Anche a centrocampo Pjanic può colpire sul calcio di punizione, anche se lui è in ballottaggio. Sì. Questi qua. Chiudiamo questa puntata del Salotto del Fantacalcio con il posticipo al Dallara tra Bologna e Lazio domenica alle 20.45. Salvo, i bonus possono arrivare più dalla coppia Destroverdi o dalla coppia Immobile Felipe Anderson? Senza dubbio da Immobile e Felipe, si devono mettere anche in questa partita. Mentre nel Bologna potete mettere Verdi solo per il voto, che solitamente è sul 6-6,5, quindi più sulla Lazio ovviamente. Claudio, in difesa chi prendi da entrambe le parti? Beh, dalla parte rosso-blu non mi sento di consigliare qualcuno, mentre è meglio sicuramente dalla parte della Lazio, quindi i soliti De Vrij e basta soprattutto. Salvo, chiudiamo con questa domanda tra due centrocampisti che portatori sani di bonus, Gemaili o Milinkovic-Savic? Per me sono entrambi da schierare, se devo fare una preferenza scelgo Milinkovic ed è gara anche da Parolo secondo me. Gli inserimenti soliti di Parolo. Finisce qui quindi la puntata con la 27esima giornata di Fantacalcio. Vi ricordo di dare un'occhiata alla pagina Facebook Fantacalcio Mercato per ulteriori informazioni anche sulle probabili formazioni che sul mercato. Vi ricordiamo anche di mettere mi piace, di condividere e di commentare il video sia su Facebook che su YouTube. Saluto i miei ospiti, Claudio e Salvo. Ciao, alla prossima, un saluto da Fantaworld.